Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento della quarta edizione del Pinocchio Universal. E questa sera la Piovina Rossa. Fra poco vi faccio cominciato. Già iniziato. Come inizia dall'intervista? No, stavamo dicendo. Questa sera Radio Cometa Rossa è in compagnia di Shakespeare al Bar Universal sulle scale e a Divoria. È già un diluvio universale, però. Non ce l'abbiamo pure spiegato. Ma io, cioè, non so se è stata una goccia o era un piccione che invece. Oppure la signora che si è affacciato un attimo. E che ha già fatto. È andato il meglio di sì. Potersi pure allora, che non comunque diciamo, allora, torniamo alla trasmissione, all'intervista. Noi siamo in Shakespeare e stiamo intervistando lei. Qui alla. Che si chiama Adriana, la nota VJ e intervistatrice di Radio Cometa Rossa, che adesso invece sta dall'altra parte, per cui noi siamo gli intervistatori di Adriana. Okay. Adriana, stasera cosa ci fai al Diluvio Universale? Sono venuta a intervistare di Shakespeare, nonché la famiglia Marlowe. Quindi già da questo capiamo la vostra particolarità, il fatto di giocare con le parole. Tanto. E mi spiegate questa famiglia, come nasce, come, quando nasce e se c'è anche perché nasce. Perché nasce? Bella domanda. Una domanda corposa, volete che risponda io o mi permettete? Allora io. Appunto, non avevamo votato questa cosa, ma. Era scattesa, era scattesa. Allora, noi nasciamo un bel po' di anni fa, 3-4 credo, in una stamberga nella valle di Pompei, scacazzati tutti nello stesso momento, uno dopo l'altro, dalla stessa mamma. Siamo quattro fratelli Marlowe, e i fratelli Marlowe che giustamente decidono di fare un gruppo e di chiamarsi Shakespeare. Il nesso penso che sia immediato, chiunque l'avrebbe fatto, e noi quindi abbiamo deciso di farlo. Perché? Perché non sappiamo giocare a calcetto. Abbiamo detto in più interviste questa cosa. Ah, okay. Non sappiamo giocare a calcetto. Siete coerenti. Sì, siamo coerenti. Non sappiamo giocare a calcetto, non siamo particolarmente insomma, sportivi in generale. Uno in particolare aveva bisogno di uno psicologo ed è il primo, l'ha dichiarato più volte lui stesso. Però so giocare a calcetto. Però sa giocare un pochino a calcetto, per cui abbiamo deciso di metterci a suonare per staccare un po' con la spina dalla noia quotidiana. Cioè, cosa ti capito che ti dà solo da solo? Cioè, e io avrei bisogno di uno psicologo, eh? Esatto. E durante l'intervista. Prego. Prego, signora. Grazie. Oh, scusa, lì non lo dire. E quindi possiamo, no, questa non si taglia perché fa parte. No, la facciamo parte del. L'abbiamo preparata apposta, cioè stava là, stava andando altrove e noi abbiamo detto di vieni, perché poi inizia il periodo universale. Però ancora non è. Lo dico fra poco. Fra poco. E ho risposto a tutte le tue domande o no? Diciamo, sì, perché. Sì, la diamo per buona. Potrebbe andare. Quindi la vostra particolarità è divertirsi con la musica. Oh. È giusto definire un viaggio in carovana, assistere ai vostri concerti? Ma è giusto, deve essere un viaggio in carovana, non tanto perché ci portiamo un bel po' di strumenti appresso e quindi già di suo, ma perché noi ci piace l'idea di dover condividere con la gente per strada, con la gente insomma di qualsiasi paese, di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi capa, il nostro divertimento. Infatti i nostri più grandi fan vanno dai 4 anni fino ai 93. Ci sta uno di 93 anni che il nostro sta sempre in prima fila ogni volta che suoniamo vicino al suo ospizio. Quindi mi viene naturale chiedervi come è il rapporto con il vostro pubblico. Alterniamo perché stiamo andando male. Stiamo andando molto male. Io ho paura di aver sbagliato il giorno. Ma non è il pericolo di essere a un certo punto diciamo inondati di pioggia, però il pericolo che proprio ci mettiamo a pacca. No, ma lo sai. No, siamo ospitali. Allora io ho risposto siamo io siamo partiti proprio male. Allora tu eri al cesso quando hanno chiamato quello del Diluvio Universale, ma hanno chiamato e hanno detto guarda che se venite a suonare ci sta il Diluvio Universale. Il 6 luglio io mo sono venuto qua, tengo pure tutto il trench dietro. Ombrelle, però mi pare che non vorrei aver sbagliato il giorno. Secondo me ti sbaglia la nascita, però questa è una cosa mia. Senti, Adriana, possiamo fare una domanda? Sì, dai, facciamo una domanda. Okay. Cioè, secondo te, con questo Diluvio Universale, sì, che è arrivato alla quarta edizione, ha mai voluto annoverare fra le sue edizioni
condizioni ormai quattro una vera e propria pioggia. C'è stata, i primi due anni purtroppo c'è stata, però il concerto è andato bene. Sì, nonostante siamo stati, la pioggia. Sì, sì, nonostante la pioggia. E Valpadana? Guarda, vuole perché voglio dire, farti una domanda intelligente. Sì, sì, intelligentissima. I primi due anni, in molte serate doveva, sì. Era stata un'estate piovosa. Adesso invece avete chiamato. Non so compensi dove, però quasi. Vabbè, io non mi ricordo più, nella cadenza io era sempre più nello stesso periodo. Sì, sì, lo stesso periodo. Okay. E quindi. Adesso puoi anche fare una domanda. Ma secondo me non ti si sente da lì. Quindi alza la voce. Alzo. Dai, e dai. Puoi anche e fare dai. Una domanda, Adriana, ti è concessa una domanda a questo punto. Adriana! Ce l'ho fatta! Allora, mi hanno definito artisti circensi, apolidi, vi ispirato a qualcosa, oppure piace tutto in modo naturale, quindi rientra sempre in una cerchia del divertimento? Ma tu ci visti? Quanto siete belli? No, a me guarda esce in maniera naturale una volta al giorno, non la mattina. No. Caffè e sigaretta è in maniera naturalissima. Ok, va benissimo. Io invece, allora la domanda più facile. Io invece diciamo dalle 9 alle 13 un paio di apolidi. Mi faccio un paio di apolidi e sta allegro tutta la giornata. Esatto, tutta la giornata poi passa in un certo modo. E poi sento indubbiato. No, invece ancora non sento niente, no, dico nel senso, ognuno li chiama a suo modo, io mi faccio due amori. Quindi andiamo allora sul fatto specifico. I festival più importanti, le collaborazioni più importanti, quali sono state? Cioè, visto che comunque voi nascete nel 2011 e avete subito partecipato anche a questo festival. Sicuramente il festival più importante per noi a livello affettivo sì. È il primo Neapolis a cui abbiamo partecipato, perché ci siamo visti catapultati direttamente su un enorme palco, quello era il nostro secondo concerto praticamente, direttamente sul palco, sullo stesso palco dove si sono esibiti poi dopo i Mogwai, gli Architecture in Helsinki, i Scancananzi, cioè voglio dire, quindi però sicuramente la collaborazione, beh, voglio dire, mica così. Perché ci stiamo con noi? Non lo so, però è successo. C'eravamo anche noi. Perché vincitori di destinazione di un concorso. Però la collaborazione più bella in assoluto è stata, cioè più importante sicuramente è stata questo inverno con Big Godardo e Paul Cook, batterista di Sex Pistols, quindi con un nonno che di nonno davvero ha ben poco. A Londra quest'anno, non sto scherzando. Capito che è carino. Che bello, no, sì. Infatti ero un po'. No, davvero. Tanto è vero che nel nuovo disco che uscirà a settembre ci sarà anche un suo piccolo intervento che la dice molto lunga su cosa pensa di noi, di Godardo. È la prima traccia del nuovo disco che è uscita a settembre. Promo hit. No, ragazzi, non se ne ha tagliato nulla. Non se ne ha tagliato nulla, voglio dire. È bella spezzare. Allora, voglio spezzare. Allora, voglio dire, Esestan, di cazzi, non lo so. Il cinema, cazzo, il cinema. Ah, il cinema, abbiamo avuto una ma qua cinema, il montaggio, il cinema, abbiamo fatto il montaggio, dovete tagliare. Una collaborazione importantissima e la vedrete anche a breve. Fotografia, montaggio, regia. E la vedrete anche a breve in una sorpresa che ci sarà per tutti quelli che ci seguono sul web e sulla pagina Facebook, del mitico Rupert Sciamenna. Rupert Sciamenna sarebbe il micidial della serie Mario con Mazzo la Madonna. Ah, ecco. Però, cazzo, hai visto? Adesso che ti che devi dire, l'emittente televisiva di Mario c'ha proprio il ripetitore a Ebony. Esatto, c'è il ripetitore proprio qua. Proprio a Ebony c'è il ripetitore. Che aveva paura che si potesse rovinare per il diluvio. Il diluvio, però infatti fa poco, ma ancora niente. Abbi pazienza, fine serata. Adriana, scusa, ma veramente non verrà tagliato nulla con questa stronzata? Ma chi vuoi che rimanga ancora a vedere questo video dopo tutto questo? Milioni! Tantissime visualizzazioni, fidati. Allora, facciamo l'ultima domanda. Vai! Che vergogna. Cosa ne pensate della scena musicale, visto che siete campani napoletani? Cioè, cosa ne pensate della scena musicale campana? Allora, io qua farei rispondere. Okay. Perché cioè per rispondere proprio non lui. E perché? Perché? Per chiudere in bellezza. Sì, perché lui è il bello del gruppo.
il bello del gruppo, come dice mia mamma, e poi perché lui sa tutto, ma non sa niente, e quindi per questo è un po' uno check vero, sa tutto e non sa niente. Ora tu devi capire quando lui sa tutto e qui sta dicendo, sta qualcosa... dicendo una cosa che sa, che conosce, e quando non sa niente, e quindi non sa niente. Lui non è mai andato dal mio psicologo. Possiamo pure dire cose di rappresentare. No, si è sempre rifiutato. Cioè, non devi rispondere. Io non vado dallo psicologo, ma metto gli occhiali. Vai. Lui si risponde. Cosa pensi della scena napoletana? Ti ripeto la domanda. Campana. Napoletana campana. Pure italiana. Arriva pure a forza. La scena mondiale di questa musica del 2014. Oddio, segreti di Stato. Ci sono tanti gruppi, perdonatemi, a lui riferito perché è importante, ci sono tanti gruppi che sono molto divertenti, ma scusate un attimo, non c'è, profondità, mentre possiamo fare l'intervallo, sono divertenti ma hanno poche possibilità per esserlo. Io voglio dire, ha ragione, io penso che una risposta del genere sia davvero, ha detto tutto pur non dicendo poi, ma ancora guarda, di più di quanto tu, e non, ma non di meno, anziché no, non piove ancora, di nuovo. Vabbè, allora mentre aspettiamo la pioggia, sì. Io vi ringrazio ragazzi per la disponibilità, ringrazio il Corpo Universo, le mandiamo un saluto alla Corpo Rossa. Ciao alla Corpo Rossa, non cambiare colore. Cambiare colore mi sa che...